Missione 21, caverna vivente. Ascolta il battito del cuore e apri l'ultima porta. Ed è davvero l'ultima prima di arrivare dal mio beneamato amico. Anzi no, non mi interessa venire qua. Se uno vuol tornare indietro nella stanza dove ho affrontato Nightmare, trova un intoccabile. Che è un oggetto utile per diventare invincibili, però a me non interessa. Ultima missione segreta. Bracciale nascosto. Trovare il bracciale nascosto nel corridoio segreto. Questa è l'ultima missione. Ovvero la numero 12. Sì, pigliati la spada in culo. Ah, ah, ya. Piace. Bello. Sferozza intera. Niente. Se uno ha preso tutti i frammenti, come ripeto, io ne ho saltato uno nel quarto livello, e si prende anche questa, a questo punto del gioco gli rimane solo da acquistare tutte le sere blu presso il negozio per ritrovarsi con la barra della vita al massimo. Io vabbè, ne ho saltata un frammento nella missione 4, però non me ne frega niente, perché tanto. Succede raramente che rischio di perdere così tanta energia da crepare, però avere la barra lunga fa sempre bella figura. Anche se combattere quando si sta per crepare fa ancora più figo. Oh, Molem! Buona a te. Che cazzo sei? Ti conosce. Sì, beh, la mia non è una tattica molto stilosa per affrontarli, però è senz'altro la più sicura per farli fuori senza subire danni. Su questo non ci piove. Dinosauro. Mi ho sondato il muso. Sì, poi chi è morto? Minchia. Sì, ma cioè adesso tu mi stai letteralmente rompendo il marrone. Alleluia. Su che ho fretta, su. Su, 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 su. Fretta, 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 fretta. Vinto, datemi il mio premio. Così ho risolto anche l'ultima missione segreta e siamo tutti contenti. La gente è contenta, io sono contento e va a fare un bagno.
Mamma mia. Troppo caduce di sotto. Oh yes. Bracciale del tempo. Misterioso braccialetto che ha il potere di fermare il tempo. C'è anche la lanciata che si muove. Buono. Missione segreta compiuta. Posso ritenermi soddisfatto, direi. E oltretutto che ho sbloccato un cazzo di trofeo che neanche mi ricordavo di dover sbloccare. Bene, meglio. Meglio per me. Un cuore che sembra un pollo arrosto, sinceramente, ma non so perché. Cioè, no, a me sembra un pollo più che un cuore, però sono dettagli. Acqua santa, a me non serve. Ho già perso tanto tempo, mi sa che mi piglierò di nuovo una B. Poi dipende, perché alla fin fine il fatto di... Porca troia! Cazzo, Dante! Minchia! E ciao! Tantuccio, quanto mi fa incazzare. Ti metti a puntare i tentacoli che escono fuori dalla parete invece di far fuori il nemico che c'hai di fronte. Se vuoi ti reputo idiota nel puntamento almeno. Ehi, cazzo, le alghe demoniache sono finite o no? E ciao. Buona. Ragazzi, non ho tempo da perdere anche con voi, scusatemi. Che palle! Alleluia! Che coglioni! Si può. Non vuole attivare gli interruttori per i cazzi suoi e arriva gente a prenderlo a pugna, a sparargli raggi laser. Ma
Vabbè. Ah sì. Pollo demoniaco batte per farmi aprire la porta. Sì, vabbè, sono stato troppi cazzi. La porta si apre, io entro, finito il livello, basta. Che si aspetta tutto il filmato che apre la porta, buonanotte. B. Che volete proprio smertarmi, eh? Ah sì. Oppure sono io che mi sono alleggerito un pochettino.